La banda ultra larga arriva anche al macrolotto zero con oltre 10.000 metri di fibra posati. Estracom, la società del gruppo Estra che si occupa di telecomunicazioni, ha portato a termine i lavori di posa della fibra anche nella zona di via Pistoiese. Si conclude così un'operazione che ha portato la banda ultra larga in tutto il distretto produttivo. Oltre 46.000 metri di fibra posata nei tre macrolotti si traducono in 460 edifici interessati e in 3.440 unità collegate. Stamani i vertici della società partecipata e il sindaco Biffoni hanno fatto il punto sull'intervento che ha comportato un investimento di oltre 800.000 euro. Siamo partiti dall'1, poi il 2 e ora lo 0. Lo 0 ha anche una riqualificazione che è legata anche a una connettività che portiamo ai residenti dell'area del Macrolotto e quindi diciamo cablaggio vuol dire fibra per tutti gli abitanti e tutte le attività nel Macrolotto 0. Dotare il macrolotto zero di questa infrastruttura digitale significa aiutare il processo di riqualificazione del quartiere. Anche attraverso questo investimento noi speriamo acquisisca sempre di più quella qualità di quartiere su cui scommettere un pezzo di futuro che pensiamo possa dare un respiro a tutta la città. Estracom ha messo a disposizione la tecnologia avanzata del Fiber to the Home che permette di portare la fibra ottica e la banda ultralarga all'interno delle imprese con notevoli vantaggi, download e upload velocissimi, anche con grosse quantità di dati, uso degli strumenti di lavoro ad alta velocità, video-audio conferenze alla massima definizione senza interruzioni. Sono già 300 le imprese del distretto che si sono affidate alla tecnologia di Estracom. Avere la fibra oggi è come, diciamo,